Radio Radicale, siamo con Chiara Braga, Presidente dei Deputati del Partito Democratico, per parlare dell'intervento della segretaria del Partito Democratico Schlein ieri a Ravenna. Allora, dopo l'estate militante, la leader del PD ha annunciato anche una nuova stagione di manifestazioni e di iniziative. È giusto farlo ancora prima che venga, diciamo, licenziata la legge di bilancio e perché queste iniziative dopo l'estate militante? Credo di sì, credo che sia necessario farlo per continuare quella spinta che quest'estate ha permesso al Partito Democratico di riconnettersi anche con un pezzo di paese che è provato dalla crisi economica, dalla perdita del potere di acquisto, da una serie di preoccupazioni molto concrete. Per questo motivo, accanto alla battaglia sul salario minimo, su cui sta continuando la raccolta di firme e che continuerà anche in Parlamento, scenderemo in piazza a difesa della sanità pubblica, a difesa della tutela e della protezione del potere d'acquisto delle famiglie, della scuola pubblica, tutti i fronti che ci devono vedere impegnati in vista della manovra di bilancio, ma anche con lo sforzo di stare più vicino ai bisogni delle persone. Allora, cosa pensate che stia facendo il governo contro il commissario Gentiloni? Come ha trovato le polemiche di queste ore? Se le ha trovate in qualche modo giustificate o prive di fondamento? Credo che sia in atto da parte del governo il tentativo ancora una volta di trovare qualcuno a cui addossare la colpa per le proprie mancanze. Questo attacco scomposto e del tutto infondato nei confronti del commissario Gentiloni merita appunto una reazione forte e anche una capacità di rivendicare invece il grande lavoro che sta facendo il commissario Gentiloni a livello europeo proprio sulla revisione delle regole del patto di stabilità e crescita. Il governo italiano dovrebbe impegnarsi di più in questa direzione, fare di più, sostenere lo sforzo di Gentiloni anziché attaccarlo solo per ragioni di natura politica e anche per tentare in qualche modo di spostare altrove la responsabilità delle scelte sbagliate che sono state fatte in questo anno e quelle che si apprestano a fare in questa manovra di bilancio. Ritiene che sia una politica del doppio binario, da una parte si ha buoni rapporti con la Presidente della Commissione europea von der Leyen, dall'altra parte si attacca Gentiloni. È un atteggiamento che non paga e che ovviamente io credo squalifichi anche il governo italiano a livello europeo, intanto perché non ha alcun tipo di fondamento e poi perché mette in discussione con l'operato del commissario Gentiloni un architrave dello sforzo della Commissione europea e quindi anche di Ursula von der Leyen. Dovrebbero smetterla, io credo, di cercare capri espiatori e lavorare invece per rafforzare la posizione dell'Italia in Europa su partite fondamentali a partire da quelle economiche. Ultima domanda, oggi è un mese dalla convocazione a Palazzo Chigi sul salario minimo, alla quale credo lei fosse presente. Avete saputo più nulla delle convocazioni al CNEL o risposte in merito? No, e per questo motivo come PD abbiamo chiesto un'audizione del Presidente del CNEL qui in Parlamento. Sicuramente il CNEL è una sede in cui è utile ragionare, approfondire anche questa tematica, non può sostituirsi assolutamente alle Camere e credo neanche alla responsabilità politica in capo alla maggioranza e al governo di dire cosa pensano della nostra proposta di legge, quella unitaria delle opposizioni, che sta raccogliendo grande consenso tra i cittadini perché tocca un punto fondamentale, quello della difesa del lavoro povero per 3 milioni e mezzo di lavoratrici e di lavoratori italiani. La ringrazio, grazie a Chiara Braga del Partito Democratico, capogruppo del Partito Democratico a Montecitorio.